censimento è assolutamente un'opportunità per il no profit. È un'opportunità perché dobbiamo raccontare a tutti chi siamo, cosa facciamo e quanti siamo. Perché è importante che il censimento sia qui oggi alla conferenza del volontariato? Il censimento delle istituzioni non profit l'istituto l'ha costruito insieme alle associazioni del settore. Per tre anni abbiamo operato con un comitato consultivo formato presso l'Istat, dove hanno partecipato alla determinazione delle scelte fondamentali di costruzione di questo censimento, hanno partecipato alla formazione del questionario, quindi mi sembra anche abbastanza naturale che noi partecipiamo alle loro, ai loro convegni, alle loro conferenze, anche per testimoniare la nostra continua attenzione a questi fenomeni che stanno sui territori, quindi il censimento si fa per conoscere i territori e fra l'altro anche per conoscere le organizzazioni del non profit. Novarino del Forum Terzo Settore. Allora, siamo qui oggi, un appuntamento importante, la conferenza del volontariato, ma c'è anche il censimento del non profit. Che legame c'è tra Forum Terzo Settore, volontariato e censimento del non profit? Beh, certamente è un'occasione importante per fare in modo che questo nostro universo mondo abbia elementi per potersi conoscere e quindi per assumere maggiore consapevolezza di se stesso. Questo è sicuramente un primo passaggio importante a 10 anni dall'ultimo censimento. Un secondo elemento è legato sempre all'avere dati ed elementi per poter facilitare quelle che sono le politiche promozionali a favore di questa realtà, in modo tale che possa svolgere al meglio il suo compito, il suo servizio a favore del Paese.